Eccoci qua, ragazzi, l'effetto di questo fine settimana. La divinazione più facile che ci sia al mondo. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito la performance. Ok, il mazzo di carte viene regolarmente mescolato, quindi si dà una porzione allo spettatore e una porzione a noi che andremo a mescolare. Lo spettatore mescola la sua. Diremo allo spettatore se è soddisfatto di come è mescolato il nostro mazzo e se è soddisfatto di come è mescolato la sua porzione. Se dice sì, bene, ricombattiamo il mazzo e siamo pronti per l'effetto. Invitiamo lo spettatore a pensare una carta tra 10 e 20, immaginiamo 18. Noi ci gireremo e lui dovrà contare 18 carte sul tavolo, evitando di far sentire però il rumore delle carte. Quindi conterà 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tutto questo mentre noi siamo girati e non lo guardiamo e non lo sentiamo. Poi gli diremo se il numero pensato è 15, dovrà fare la somma 5 più 1 fa 6 e quindi guardarsi la sesta carta. Il numero in questo caso è 18, quindi 8 e 1 fa 9, lui dovrà guardarsi la nona carta, anzi dovrà prenderla, estrapolarla dal mazzo e mettersela in tasca. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Noi la metteremo qua sopra adesso perché sono da solo senza che la guardiamo. Quindi ci gireremo verso lo spettatore e ancora una volta gli diremo: pensa intensamente facendo finta di sentirne l'essenza di questa carta. E quello diremo: una carta nera, nera, sì, sento che è una carta di fiori, un otto di fiori. Lo spettatore lo estrarrà la sua carta dalla tasca dove l'avrà messa, la girerà e, signori, sarà ovviamente l'otto di fiori. Come avete visto, l'effetto è molto semplice. Ripeto, come già ripeto spesso nei miei video, il face to face è un'altra cosa, ma con la telecamera purtroppo questi effetti perdono un po' l'essenza, ma vi dico che vi garantisco che è veramente un effetto di quelli tosti, devastanti e impercettibili nella spiegazione. Detto questo, andiamo al tutorial. Allora, la spiegazione è semplicissima. Il mazzo viene mescolato, tagliato a metà, uno spettatore si mescola la sua porzione e noi ci mescoliamo la nostra. Qua sfruttiamo praticamente la forzatura della decima carta. In che senso? Noi mescoliamo le carte, poi dovremmo contare 10 carte dalla cima del mazzo, quindi 3, 6, allora a me personalmente resta difficile fare la conta da sotto, per cui preferisco fare 3, 6, 9 e 1, 10 e porto sotto, quindi dovrò ricordarmi il 6 di fiori, che è la mia decima carta dalla cima del mazzo. E posso pure divertirmi a fare ancora questo, senza toccare, arrivando a 6 di fiori, che è la decima carta. E chiudo. Ripeto, mettiamoci un'altra carta per farvi capire che qualsiasi carta è, basta che sia la decima dalla cima. Quindi, se è soddisfatto con lo spettatore, prenderemo la sua carta, il suo mazzo, lo uniremo al nostro, lo daremo allo spettatore, gli diremo di pensare al numero tra 10 e 20. 16, dovrà contare 16 carte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ora, la nostra carta è in settima posizione, 2, 4, 6, 7, vedete, 9 di quadri. Perché? Perché contando noi andiamo ad invertire le carte, per cui dalla decima posizione la carta rimane in decima, però questa volta contando dalla cima. Cioè, dal fondo. Se per esempio, per spiegarci meglio, se calcoliamo solo
il mazzetto delle 10 carte, la nostra carta, che era la decima della cima, diventa la prima di questo mazzetto. E in più, in surplus sopra di queste, vanno a collocarsi tante carte quanto è il numero pensato dallo spettatore. Quindi, se ha pensato 17, ha 37 carte, se ha pensato 16, ha 36 carte. Quindi 2, 4, 6 in questa fattispecie, 16 carte, va da sé che qualsiasi numero lui pensi, sommandolo, condurrà sempre alla carta selezionata. Per cui 16, 6 e una 7. 6 sono le carte in surplus, la settima è questa. 8, 18, 8 e una 9. 8 sono le carte in surplus e la nona è quella che avevamo, che si porterà via, insomma. Quindi, in questo caso 16, dovrà fare 6, 1, 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. La settima se la metterà in tasca, che è ovviamente la carta nostra. Quella è la carta che noi andremo ad indovinare. L'effetto è semplicissimo, veramente, è veramente devastante. Devastante sotto ogni profilo. Anche questo tutorial è terminato, come sempre è un tutorial facilissimo, parliamo sempre di una cartomagia facile, da divertimento, però ragazzi, se fatta bene non vuol dire che facilità non è, possa significare essere devastante, anzi, vi do la garanzia per esperienza che i giochi più semplici sono quelli più devastanti, perché non standoci tecniche, non standoci praticamente nulla da mettere in essere, c'è più libertà di presentazione. Vogliamoci bene. Ciao!